Marco Mongiara, seconda vittoria consecutiva, avete superato 3-0 Martignacco, prova non perfetta, un po' di errori di troppo, ma quello che era importante era portarsi a casa questi benedetti tre punti. Sì, importante era portare a casa i tre punti, non abbiamo giocato una bellissima partita, però abbiamo fatto i tre punti, al contrario di quello che era successo contro Bologna, che abbiamo giocato bene, però nelle ultime fasi del set non eravamo riusciti a concretizzare. Qua abbiamo rischiato un pochino, però alla fine del set ce l'avamo sempre, siamo riusciti a chiudere. È un segnale importante questo, perché riuscite a vincere anche magari compiendo 29 errori come oggi, e anche comunque in una partita nelle quali Prandi e Mezze, che sono due terminali importanti di questa squadra, fanno 6 punti a testa, ma fanno tanti punti Filippin, fa tanti punti Antonucci, e hai provato anche a cambiare spesso diverse giocatrici in campo. Questo è un segnale importante di quanto la squadra lavori nel suo complesso. Questa è la caratteristica della nostra squadra, direi. Noi non abbiamo una panchina, abbiamo giocatrici tutte dello stesso livello, sono tutte buone giocatrici. Anche al centro io ho sempre difficoltà a scegliere chi mettere dentro, perché anche oggi hanno chiuso quasi tutte sopra il 50%, per cui diciamo che siamo protetti da una panchina importante, molto importante, e questo fa la differenza. Oggi hanno giocato tutte e indipendentemente da chi giocava credo che in campo si sia vista la nostra superiorità. Dopo sicuramente abbiamo sbagliato tanto, abbiamo concesso forse più di quel che meritava l'avversario, però l'importante è venire a casa con i tre punti, soprattutto per il fatto che le prossime due partite saranno veramente molto impegnative, perché abbiamo Piacenza e Padova, sappiamo che hanno arruolato una serie di giocatrici di Serie A che faranno la differenza. Infatti in queste due partite con Brescia e con Martignacco avete battuto due dirette concorrenti a un campionato tranquillo. Adesso arrivano due test importanti, perché arrivano appunto due squadre che invece puntano a vincerlo questo campionato. Saranno molto indicative anche le prossime due partite. Sì, noi non abbiamo mai pensato, come l'anno scorso, di fare il campionato per la salvezza. Noi stiamo giocando per piazzarci meglio possibile, e chiaramente per piazzarsi bene bisogna fare punti anche con le più forti. Sicuramente contro Piacenza e contro Padova noi rischieremo molto di più di quello che abbiamo rischiato con questa squadra, e non è detto che non vada bene, insomma.